Ciao a tutti, bentornati. Oggi scarteremo un pacco molto speciale. Per gli esperti di skincare, questi prodotti sono quasi miracolosi. Sto parlando di Paula's Choice. Finalmente Paula's Choice è arrivata in Italia. In realtà prima era quasi impossibile acquistare i suoi prodotti perché c'era soltanto il sito americano, o comunque in Italia era difficile reperirli. Hanno aperto il sito italiano, la pagina anche Instagram italiana, quindi finalmente anche noi possiamo acquistarli. C'è sia il sito, in realtà non è italiano ma europeo, che spedisce anche in Italia con le spese di spedizione. Infatti ho speso più di 100 euro, ma ho comunque pagato 10 euro di spese di spedizione. E c'è anche un sito che credo si chiami Skin Shop, che rivende anche Paula's Choice insieme anche ad altri brand, se non ricordo male. Io comunque l'ho acquistato dal brand, dal sito europeo. Io mi sono informata un po' sulla storia di Paula. È una donna americana che prima soffriva di acne, ha sofferto di acne per tanti anni. Poi un bel giorno ha capito quali erano, cioè ha fatto uno studio chiaramente accurato, ha capito quali erano e come dovevano essere i suoi prodotti e ha creato appunto la sua linea Paula's Choice. Sono prodotti studiati dal primo all'ultimo ingrediente, pensati per determinate esigenze, per determinati problemi, ce n'è per tutte le tipologie di pelli. E io ho preso le cose che più mi incuriosivano e che quasi sono iconici del brand, e anche perché chiaramente quello che io voglio, insomma, quello che io cerco per le mie esigenze. Tra l'altro, ho trovato all'interno anche dei buoni sconto per i prossimi acquisti, quindi questo mi invoglia anche ad acquistare in futuro. Chi mi segue attentamente sa che sono una grande fan della niacinamide, o meglio, la mia pelle lo apprezza tanto come ingrediente. Motivo per cui ho scelto il tonico alla niacinamide. Questo qui è il Pore Reducing Toner da 190 ml. Per chi non lo sapesse, la niacinamide, o anche detta vitamina B3, è un ingrediente che aiuta tantissimo le pelli impure, quindi le pelli miste e grasse, perché va a ridurre, a contrastare le impurità date dal sebo in eccesso che vanno poi ad occludere i pori. Questo ingrediente, quindi la niacinamide, permette di ridurre visibilmente i pori, va anche a ridurre, in base chiaramente anche alla percentuale di ingredienti all'interno, a ridurre le macchie cutanee ed è anche un forte ingrediente anti-age, quindi per la prevenzione. E io tra l'altro ho anche approfittato dello sconto del 15% e in più mi hanno anche fatto scegliere due mini taglie. Restando sempre in tema niacinamide, non potevo non acquistare il loro famosissimo booster col 10% di niacinamide. Infatti ho fatto l'ordine prevalentemente per questo prodotto. Sono partita da lui. Ah, non pensavo si presentasse così. Si presenta con la sua boccettina e il contagocce. Questo è un formato da 20 ml. So benissimo che non ha un prezzo basso. Tutti, diciamo che Paula's Choice non è proprio un brand low cost, costicchiano parecchio. Quindi vi consiglio di acquistarli quando ci sono degli sconti. Perché, insomma, se volete magari investire in questo brand e provare più di un prodotto, magari vi consiglio di dare un'occhiata, di acquistare quando ci sono degli sconti particolari. E avendo all'interno il 10% di niacinamide, che credo sia il massimo quantitativo che possono contenere i prodotti cosmetici, è un forte anti-age, quindi aiuta a fare tutto quello di cui vi ho parlato prima, quindi pori dilatati, a ridurre le macchie cutanee. Il quantitativo presente all'interno è importante, si può utilizzare sia da solo che associato ad un altro siero. Io vedrò un po' la mia pelle come piace di più e andrò di conseguenza, agirò di conseguenza. Poi ho scelto una linea di prodotti adatti per i pori dilatati. La linea nello specifico è la Clear, sono tutte travel size, in realtà si vendeva il set completo, tra l'altro ad un prezzo anche molto conveniente. Poi c'è anche il numerino sulla confezione che ti indica quale prodotto utilizzare prima e poi dopo, quindi per ogni step. E c'è il loro detergente schiumogeno da 30 ml ed è il Pore Normalizing Cleanser. Poi all'interno c'è anche il loro famosissimo, anche se il formato è un po' diverso, la confezione, il packaging è un po' diverso, ed è il tonico esfoliante con il 2% di acido salicilico e dovrebbe aiutare un sacco a ridurre i pori dilatati. Ed infine due creme, una crema giorno ed una crema notte. E la crema giorno all'interno anche un SPF 30 ed è la Ultra Light Daily, quindi
Sono creme, dovrebbero essere creme anche leggere con antiossidanti. Ed infine la crema notte oil free, quindi priva di oli, con vitamina B3, quindi niacinamide e blueberry. Quindi aiuta anche lei a ridurre i pori dilatati. Quindi i quattro prodottini per i pori dilatati sono loro. Ho scelto il formato travel size, altrimenti mi sarei affossata perché insomma costavano anche un pochettino i formati full. Voglio provarli e poi capire un pochettino che fare. Come vi dicevo prima, mi hanno dato la possibilità di scegliere due formati travel size in omaggio. Credo che con una spesa minima di 50 euro si poteva scegliere un solo prodotto in omaggio, con un minimo di 100 euro invece due prodotti. Ovviamente io ho scelto il loro famosissimo tonico esfoliante con il 2% di acido salicilico, che credo sia la stessa cosa di questo qui della linea Clear, anche se questo qui è adatto per le pelli miste grasse e invece il loro iconico esfoliante mi dice essere idoneo a tutte le tipologie di pelli. Aiuta anche lui a ridurre i pori, a migliorare il tono della pelle e anche la grana stessa della pelle. Non so dirvi quale sia la differenza tra i due, perché detta così sembrerebbe lo stesso prodotto, però non lo so, devo capire proprio perché essendo di due linee diverse, ma avendo entrambi il 2% di acido salicilico, evidentemente all'interno ci saranno anche altri ingredienti che li differenziano l'uno dall'altro, quindi lo studierò. Altro prodotto che ho scelto come prodotto in omaggio è della linea Defense, che è questa qui con il packaging rosso. Questa crema da 15 ml è una crema notte per tutti i tipi di pelle, è una crema che è illuminante, dovrebbe aiutare anche a donare luminosità al viso, minimizza visibilmente i segni dell'invecchiamento e aiuta anche a migliorare l'incarnato. Quindi anche questa linea era una linea che volevo provare. Ho cercato di prendere, non dico tutte le linee, però tutte quelle linee che potevano, bene o male, interessarmi, provare almeno qualcosa, non dico di tutto, ma quasi. Io sono molto eccitata e non vedo l'ora di iniziare a testare questi prodotti. Per chi la conosce, per chi conosce il brand, Paula's Choice è quasi un dio, è la venerata dagli amanti della skincare. Io infatti sono felicissima finalmente che sia reperibile anche da noi. E farmi anch'io un'idea su questi famigerati prodotti, soprattutto il booster è uno di quelli che bramavo da tantissimo. Voi sapete che io sto utilizzando il booster di Skin First, che all'interno penso abbia una minore quantità, credo massimo il 5% di niacinamide, e quindi voglio capire anche le differenze tra i due, magari, e compararli e dirvi anche un po' che ne penso e andarli a confrontare. Penso di aver detto tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Vi ricordo di passare anche dalla mia pagina Instagram se vi fa piacere. E nulla, io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao!